Ricorderete l'arresto dell'ex parlamentare Osvaldo Napoli a Roma, nel corso di una manifestazione che era stata ispirata dal generale Pappalardo, con un ordine di cattura in nome del popolo italiano che, generale, lei sta dando all'arma dei carabinieri di cui lei fa parte. Sì. Perfettamente così. Sì. La TV di Stato e la stampa di regime ha completamente stravolto tutte le cose. Qui ci stiamo lamentando che lo Stato non esiste, che le cose non vanno bene, ormai da tanti anni. Per cui il 14 dicembre un gruppo di cittadini hanno preso questo Osvaldo Napoli, lo hanno bloccato per arrestarlo. Osvaldo Napoli ha la grande colpa di non aver detto io non sono in carica. E ha fatto credere, o ancora l'immunità, che fosse un parlamentare in carica. Ed è stato arrestato. Io che passavo lì per caso ho detto, ma che sta succedendo? Se avete arrestato una persona, siccome il codice di procedura penale lo prevede, che il semplice cittadino intervenga e arresti qualcuno colto in flagranza di reato, è previsto dal codice. Ho detto, dateglielo alla forza pubblica perché alla forza pubblica procede. Ma perché quei cittadini stavano procedendo? Sono diventati matti? Erano da portare al manicomio quei cittadini? Oppure avevano tante buone ragioni? Avevano tantissime buone ragioni. Qua non vogliamo capire che tutto questo sfacelo sta succedendo perché lo Stato non esiste. Nel 2014, signore, è stata emanata una sentenza della Corte Costituzionale. Ha detto i parlamentari 945 sono stati eletti con una legge anticostituzionale. Se ne devono andare a casa. Però, per continuità dello Stato, siccome non possiamo rimanere senza parlamento da un giorno all'altro, mettetemi in regola. Sono passati 3 anni e mezzo. Dopo 3 anni e mezzo ancora non si sono messi in regola. A casa mia, che sono un generale dei carabinieri, sono da arrestare. Perché non si può stare 3 anni e mezzo nell'abusivismo. Si sono pappati nel frattempo 900 milioni di euro che non gli spettavano. Sarebbe stato simpatico che Napolitano, vista la sentenza, dice ragazzi, mettiamoci d'accordo, entro 5-6 mesi rifacciamo il Parlamento, perché con l'abusivismo non si va da nessuna parte. Napolitano tace, se ne va via, arriva Mattarella, Mattarella tace, fa un nuovo governo, Gentiloni, e gli dice vai fino a quando puoi. Come sarebbe a dire fino a quando puoi? Questi sono abusivi. Giustamente i cittadini si sono mossi e lo hanno arrestato. Ci sono delitti contro la personalità dello Stato, cari amici, che prevedono l'ergastolo per questi delitti. Usurpazione di potere pubblico, potere politico, associazione a delinquere, attentato ai diritti politici del cittadino. E più ce ne hai, più ce ne metti. Ebbene, io sono andato a parlare con il procuratore della Repubblica di Roma il giorno dopo. Gli ho detto, scusi, ma lei che sta facendo? Ma lei permette ai cittadini di arrestare? Ma noi paghiamo lei perché proceda lei. Perché non sta precedendo che quelli da 3 anni e mezzo sono abusivi? Lui mi ha guardato, generale, mi ha portato una denuncia, adesso la guarderò attentamente. Lei la deve guardare attentamente, perché quello è il suo lavoro. E è passato un mese e ancora non ha fatto niente. Sono andato al procuratore della Repubblica di Palermo, ci scusi, ma lei perché non procede? Ma scusi, ma lei perché è venuto da me? Perché voi siete coloro che lottano in prima linea contro la mafia e contro il potere colluso politico colluso con la mafia. Lei deve agire! Tutto in silenzio. A un certo punto, giustamente, i cittadini mi hanno avvicinato. Che dobbiamo fare? Signori, il capo dello Stato non esiste perché è stato eletto da un Parlamento di abusivi. Il Parlamento non esiste perché sono decadute ormai da 3 anni e mezzo. Il governo è stato eletto da parlamentari abusivi. A questo punto il popolo si appella all'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo. E che cos'è la sovranità? Pane e mortadella? No, signori amici, la sovranità vuol dire potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario. Il popolo si riappropria del potere giudiziario e ha emanato un ordine di cattura popolare. Nei confronti di chi? Di tutti quelli che sono abusivi. Ovviamente i vari sostenitori di questi movimenti di liberazione popolare sono andati alle stazioni, i carabinieri l'hanno consegnato. I carabinieri hanno fatto il loro dovere, hanno preso consegna di questo ordine di cattura popolare, lo manderanno al magistrato perché dica, giustamente i carabinieri diranno, ma noi possiamo mai obbedire a un ordine di cattura popolare? Ma lo vuoi trasformare tu in un ordine di cattura reale? Perché tu magistrato lo puoi fare? Non lo fanno. E che volete, signore? La magistratura sta ferma. Il capo dello Stato non manda neanche un messaggio al Parlamento invitando mettetevi a posto e tutti stanno a guardare. Signori, voi vi lamentate di tutto, non vi lamentate del fatto più grave. Lo Stato non esiste, sono tutti abusivi.
dire? E vi lamentate dei migranti, del pane che manca, le banche dove non funziona, e lo Stato che non esiste. E io che sono carabinieri sono distrutto. Ho lavorato per 40 anni per uno Stato che si è ridotto in queste condizioni. Io ho parlato con i miei colleghi, mi hanno detto, Madonna mia, ma c'è qualche magistrato che emetta qualche cosa che noi agiremmo immediatamente? Non si muove nessuno e lo Stato muore. Ecco perché di questo ordine di cattura popolare. È una provocazione, certo che è una provocazione. Nello Stato di diritto ancora non esiste, perché qualche magistrato mi ha detto, però potreste fare dottrina e giurisprudenza, perché potrebbe venire fuori che se lo Stato non esiste è il popolo che fa determinati atti. Si potrebbero valutare certe situazioni, e qualche professore universitario mi ha pure telefonato. Si potrebbe fare dottrina, nel senso, per vedere se qualcuno si può permettere il lusso di stare a sedere nelle poltrone del potere e stare lì abusivamente. 900 milioni di euro hanno depredato le casse dello Stato. Tutti, nessuno escluso. Quando mi arrivano quelli del Movimento 5 Stelle e mi dicono noi siamo onesti, io ho detto certo, dimettetevi, uscite fuori dal Parlamento e vi mettete con il popolo che vuole che questo Parlamento cessi immediatamente dall'operare. Lo sapete cosa mi hanno risposto? Mi hanno detto, se noi usciamo qualcun altro viene dopo di noi. E che vuol dire? Cioè io continuo a fare il ladro per consentire ad altri di fare i ladri. Ma che razza di ragionamento è questo, signori? Ma dove siamo arrivati? Questo è il paese per il quale io ho lottato per 40 anni. Io da giovane tenente sono venuto all'Accademia Militare di Modena a dare il mio sangue per questo paese. E alla fine devo vedere lo Stato ridotto in questa maniera. Viva il popolo! Che si sta dando da fare, sono un movimento di liberazione popolare. Osvaldo Napoli l'ha chiamato delinquenti, non sono delinquenti, caro Napoli, sono padri di famiglia. Io l'ho acchiappato uno, dico scusi, ma perché lei l'ha fatto? Lo sapete cosa mi ha risposto? C'ho moglie, quattro figli, il fratello che si è ammazzato perché l'azienda è fallita, io non porto il pane a casa. Generale, che cazzo vuole da me? Che devo morire? Che ti dice una persona di quel genere? Che si muove perché il paese comincia a funzionare in tutti i sensi, i migranti. Ma ci vuole tanto per dire, noi non possiamo, noi siamo cristiani, non possiamo far morire la gente in mare. Ma perché li dobbiamo portare in patria? Li riaccompagniamo a casa. Le nostre navi salvano e li portano a casa. Ma perché li dobbiamo portare a casa quando non abbiamo la possibilità di metterli a posto? Io ho trovato un negro, un ragazzo, un giovanottone ad Abano Terme che chiedeva le elemosine. Ho detto, scusa giovanotto, ma tu... sapevi, partendo dal Senegal, che venivi qui a chiedere l'elemosina? Ma guardate, abbassato gli occhi, tu vieni a chiedere l'elemosina a casa nostra, ma chi te l'ha fatto fare? Oppure alla ragazza che si prostituisce per strada, ma tu solo sapevi che venivi a fare la prostituta qui? Ma perché invece di essere dei cialtroni, dei falsi, degli ipocriti, non guardiamo in faccia la realtà e non facciamo funzionare lo Stato? Bene, ve lo dico con grande franchezza, ci siamo stanti. Tanti carabinieri non più in servizio, ma simpaticamente visti dai carabinieri e poliziotti, militari che stanno in servizio, imprenditori, lavoratori e pensionati, ci stanno dicendo andate avanti voi almeno per rimettere le cose a posto. Che Mattarella, che è il maggiore responsabile. Ma come fai tu, Mattarella? E qui conclude, ma la posizione più terribile è quella di Mattarella. Tu nel 2014 firmi la sentenza con cui dichiari il decaduto a questo Parlamento e l'anno dopo accetti la nomina, l'elezione a capo dello Stato degli abusivi. Ma come sarebbe dire? Dove c'è l'etica delle istituzioni? Avresti dovuto rispondere, scusate, vi ringrazio per l'elezione, ma io sono stato il giudice che vi ho giudicato, non posso accettare. Invece lui accetta di diventare Presidente della Repubblica, ma posso capire, dopo 5-6 mesi l'ho mandato a votare. No, dopo 2 anni ancora li tiene lì. La posizione più terribile, caro Presidente, è la tua, Sergio Mattarella, la posizione più terribile.